Salve, oggi parliamo ancora di anidridi e ci soffermeremo su tre elementi chimici che possono presentare alcune eccezioni. Iniziamo dal manganese. Nella lezione degli ossidi avevamo detto che il manganese si comporta da ossido con i bassi numeri di ossidazione, mentre si comporta da anidride quando presenta gli alti numeri di ossidazione. Li rivediamo un attimo. Quindi il manganese ha più 7, più 6, più 4, più 3, più 2. Avevamo definito quindi ossidi quando il manganese aveva stato di ossidazione più 3 e più 2, quindi li possiamo tranquillamente riproporre. Quindi manganese più 2 meno 2, quindi per l'incrocio rimane bilanciato, quindi questo è l'ossido manganoso. In questo caso con più 3 per l'incrocio mi dà l'ossido manganico. Ora vediamo cosa succede invece quando il manganese assume stato di ossidazione più 4. In questo caso il manganese si dice che si comporta con questo stato di ossidazione da anfotero, cioè può comportarsi sia da ossido che da anidride. Quindi se andiamo a scrivere la formula, andando a semplificare, otterremo MnO2, che viene chiamato genericamente come biossido di manganese. Quindi questa è la nomenclatura che diciamo viene maggiormente accettata. Rimane il fatto che si comporta in maniera leggermente atipica. Mentre negli stati di ossidazione più elevati, il manganese si comporta da tipica anidride. Quindi andiamo a scrivere gli stati ossidativi più 6 meno 2, quindi per l'incrocio otterremo MnO3, e verrà chiamata come anidride manganica. Nella IUPAC il discorso è sempre lo stesso, verrà chiamata come triossido di manganese. Con stato di ossidazione più 7, il manganese, quindi più 7, più 2, quindi la molecola che ne deriverà sarà l'anidride per manganica. In nomenclatura IUPAC invece verrà chiamata come eptossido di manganese. Ora il discorso anche il cromo presenta un'eccezione, cioè nel senso che abbiamo detto che con bassi stati di ossidazione si comporta da ossido, con gli alti stati di ossidazione si comporta invece come anidride. In questo caso, quindi passiamo il cromo ha i seguenti stati di ossidazione: più 6, più 3 e più 2. Quindi abbiamo detto che per gli stati di ossidazione più 2 e più 3 abbiamo detto che si comportava da ossido.
Anche qui c'è una eccezione, nel senso che il cromo con stato di ossidazione più 3 si può comportare sia da ossido come anidride. Quindi dire ossido cromico o anidride cromosa non cambia molto nella sostanza. Ricordiamoci semplicemente che è una sostanza anfotera. Nella nomenclatura IUPAC il discorso sarà triossido di cromo. Ora vediamo un attimino l'azoto. L'azoto presenta numerosissimi stati di ossidazione, quindi l'azoto presenta stato di ossidazione più 1, più 2, più 3, più 4, più 5 e assumerà dei nomi un po' particolari. Cominciamo con lo stato di ossidazione più 1. Quindi più 1 meno 2 otterremo quello che viene chiamato protossido di azoto nella nomenclatura tradizionale. Protossido di azoto. In quella IUPAC verrà chiamata quindi ossido oppure monossido di azoto. Con stato di ossidazione più 2 la molecola viene chiamata semplicemente in nomenclatura tradizionale ossido di azoto. Stesso dicasi nella nomenclatura IUPAC. Il numero che è successivo è con stato di ossidazione più 3, meno 2, regola dell'incrocio, e otterremo quella che viene chiamata anidride nitrosa. Nitrosa, mentre in nomenclatura IUPAC verrà chiamata triossido di azoto. Questo valore 3 corrisponde, quindi nitrosa, a quella tabella che abbiamo visto precedentemente, che possiamo sfruttare convenientemente. Saltiamo un attimino lo stato di ossidazione più 4 e passiamo invece allo stato di ossidazione più 5, quindi è N quindi azoto e ossigeno più 5 meno 2, regola dell'incrocio e avremo quella che si chiama anidride nitrica. Anidride nella nomenclatura IUPAC sarà pentossido di azoto. Ora vediamo di esaminare il discorso relativo all'azoto con stato di ossidazione più 4. In questo caso, regola dell'incrocio 2 e 4, semplificando, otteniamo NO2. L'NO2 è una anidride mista
nitrosa nitrica. Quindi deriva per decomposizione della ipoazotide. Quindi l'ipoazotide è N2O4, presenza di acqua, dà origine a queste due molecole. Quindi anidride mista, nitrosa, nitrica. Quindi sono quelle lipoazotide in equilibrio con il biossido, in questo caso IUPAC di azoto. Dobbiamo dire che questo ossido è uno dei più tossici e pericolosi, ed è in quanto è un radicale, in quanto presenta un elettrone spaiato e quindi ha un comportamento paramagnetico. Spero che questa lezione vi sia piaciuta. Iscrivetevi al mio canale oppure schiacciate un like.